Per la giornata di oggi, i vescovi italiani si sono impegnati ad andare ai cimiteri a benedire quelli che sono morti in queste settimane. Dovremmo sentirci rappresentati da ognuno di loro. Questa norma sui funerali è facile accettarla. Faremo i funerali quando l'epidemia sarà passata. La norma invece che impedisce di stare vicino al morente è crudele, è profondamente inaccettabile e non potremo mai recuperare quel momento così importante che ci viene tolto. Questo è il dramma principale della situazione. È più grave persino, secondo me, della impossibilità di celebrare l'Eucaristia e anche di celebrare la Pasqua e di fare la comunione, perché un giorno il digiuno eucaristico cesserà e noi riavremo l'Eucaristia, la Pasqua e la comunione. Invece il rapporto con il morente, l'accompagnamento del morente, non potremo recuperarlo mai. È dunque necessario fare di tutto, anche per questo motivo cristiano, fare di tutto perché cessi al più presto questo isolamento dei morenti. Al momento non possiamo ribellarci alla norma perché provocheremmo altre morti. Tutto sarà più difficile nella risposta, sarebbe più difficile nella risposta alla pandemia. La accettiamo dunque, ma senza condividerla, e chiediamo al Signore di abbreviare questa prova il più presto possibile.